Buongiorno a tutti, ovviamente inizio il mio intervento nel ringraziare i deputati, i parlamentari che hanno stretto sin dall'inizio questa nostra campagna Stop 5G, quindi il mio ringraziamento va in primis all'onorevole Saria Cunial, ringrazio anche il senatore De Bertoldi, il senatore De Vecchis e l'onorevole Bignami che sono i parlamentari che hanno aderito all'iniziativa Stop 5G e saranno con noi nel meeting di Vicovaro. Allora, partiamo subito da una fotografia essenziale per riuscire a capire il pericolo incombente a cui stiamo andando incontro. Noi oggi in Italia abbiamo circa 60.000 stazioni radiobase, ovvero sia sono le antenne spesso e volentieri piazzate sui tetti dei palazzi e 24.000 hotspot di wifi pubblici. Questo considerate che è un dato per difetto, essendo ovviamente l'aggiornamento dei siti pressoché quotidiano. Ebbene, a tutta questa numerazione, noi a breve potremmo e dovremmo, ma comunque scongiuriamo ovviamente questo che definiamo uno tsunami elettromagnetico, aggiungere la tecnologia del 5G. Qui si sta parlando di nuovi milioni di mini antenne a microonde millimetriche, che saranno disseminate praticamente ovunque. I piani li conosciamo attraverso il 5G Action Plan, parliamo di una copertura totale del 98% del territorio nazionale, quindi non soltanto le smart city, ma parchi, aree naturali, campagne, zone rurali, addirittura centri con scarsa densità abitativa. In tutti questi luoghi, in tutte queste zone, saranno appunto, almeno questa è la previsione del piano, inserite le mini antenne a microonde millimetriche del 5G. Parliamo di infrastruttura tecnologica d'avanguardia per un'irradiazione di radiofrequenze totalmente inesplorate, il che significa senza uno studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario, che irradieranno costantemente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per 365 giorni l'anno tutta la popolazione civile. Popolazione che sarà irradiata principalmente attraverso le mini antenne posizionate sui lampioni della luce. Non a caso sono stato da poco riconvertiti in lampioni LED, addirittura dai tombini dei marciapiedi. Noi abbiamo l'esperimento già in essere nella città di Reggio Calabria con il cosiddetto smart pavement, con i droni dal cielo, un esperimento che si è portato avanti nella città di Torino, e dulcis in fundo con il wifi dallo spazio. Stiamo parlando di qualcosa che in Italia è stato annunciato già nella città dell'Aquila attraverso il cosiddetto memorandum d'intesa. E non ultimo, ovviamente, senza dimenticare le mini antenne domestiche che ognuno autonomamente potrà posizionare all'interno delle proprie abitazioni. Ebbene, questo si tradurrà in una esposizione massiccia, multipla e cumulativa di elettrosmog con frequenze 2G, 3G, 4G e 5G, un'immersione in un brodo elettromagnetico senza precedenti nella storia dell'umanità. Nessuno potrà più sottrarsi all'irradiazione, se è vero che i piani delle aziende di telefonia prevedono di riuscire a servire il 99% della popolazione civile. In pratica non ci saranno più zone bianche, in pratica non ci sarà più un'area senza l'irradiazione elettromagnetica. Tirando le somme, io non ho difficoltà a dire che ci troviamo dinanzi ad un'operazione totalitaria e totalizzante, lì dove, così come utilizzano, queste sono le espressioni fatte dagli aderenti all'appello internazionale Stop 5G dalla Terra e dallo Spazio, sottoscritto da numerosi medici e scienziati, ebbene in questo appello si dichiara espressamente che si sta andando incontro alla violazione del codice di Norimberga, lì dove la popolazione, oltre a non essere stata informata
di quelli che possono essere i possibili rischi sociosanitari, soprattutto non ha espresso il consenso a poter essere e dover essere irradiata da queste inesplorate radiofrequenze. Eppure le radiofrequenze, i campi magnetici, onde non ionizzanti, già dal 2011 sono classificati come agenti possibili cancerogeni secondo l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro. Eppure gli effetti biologici sono studiati e certificati da un migliaio di studi in peer review che attestano il pericolo sanitario. Restando solo agli ultimi giorni, vi porto quattro casi emblematici. Noi abbiamo avuto delle sentenze importanti per quanto riguarda la magistratura internazionale, i tribunali in Spagna, a Saragozza, in Francia, a Tolosa, hanno riconosciuto la malattia professionale a due lavoratori colpiti e danneggiati da elettrosmog, così come il Tribunale di Firenze, qui da noi in Italia, ha recentemente ordinato lo spegnimento del wifi in una scuola pubblica per proteggere un'alunna disabile. Non ultimo, il TAR del Lazio, proprio nel mese di gennaio, ha condannato i ministeri di Sanità, Pubblica Istruzione e Ambiente a mettere in piedi una campagna di informazione su tutto il territorio nazionale per informare la cittadinanza, gli utenti, i consumatori dei rischi derivabili da un uso scorretto delle apparecchiature di telefonia mobile. Mentre il Comitato Scientifico sui rischi sanitari ambientali emergenti della Comunità Europea proprio a gennaio ha espressamente detto che il 5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche. Ebbene, sicuramente di cancerogenesi o di pericolo cancerogeno, meglio di me parlerà poi successivamente la dottoressa Belpoggi, come la dottoressa Borgo farà riferimento agli aspetti di carattere medico-sanitario. Però c'è da dire che il cancro a questo punto pare essere soltanto la punta dell'iceberg di un problema molto, molto più vasto. Se è vero che non sono stati previsti, questo è un aspetto molto importante, almeno mi riferisco ai piani di governo, non sono state previste misure di cautela, di protezione o di tutela soprattutto per i soggetti più esposti, più sensibili, mi riferisco in primis agli anziani, mi riferisco alle donne in gravidanza, ai neonati, ai bambini, agli adolescenti nel piano della loro crescita, perché no, anche ai portatori di pacemaker e non ultimo agli ammalati, a chi soffre di malattie croniche. E qui voglio aprire una parentesi molto importante. Voglio parlare di malattie ambientali, in primis di sensibilità chimica multipla ed elettrosensibilità, patologie per le quali nelle precedenti legislature ci sono stati numerosi disegni di legge per poter arrivare finalmente al riconoscimento del sistema sanitario di queste patologie altamente invalidanti. Ebbene, l'assenza di studi epidemiologici, la carenza di informazione tra il personale medico, che non è assolutamente a conoscenza di quali possono essere i fattori di rischio cosiddetti invisibili e inodori come quelli dell'elettrosmog, e la stessa arretratezza, fatemelo dire, da parte dell'opinione pubblica che non ha e ignora e quindi non ha una conoscenza su quella che può essere la corregolazione sintomatologica della problematica, ci impedisce oggi di avere un quadro completo di quanti possano essere i cittadini in Italia a soffrire di elettrosensibilità. Nel mio libro d'inchiesta racconto decine di storie di malati invisibili, di persone che fuggono da città e modernità per proteggersi dai pervadenti ubiquitari campi elettromagnetici. Negli ultimi giorni ho raccolto tre storie limite che io pongo all'attenzione dei parlamentari che sono qui con noi, tre storie limite che poi pongono ulteriormente un interrogativo inquietante in prospettiva 5G. Ebbene, la prima fa riferimento alla regione Basilicata, una regione che già nel 2012 ha riconosciuto l'elettrosensibilità nell'elenco delle malattie rare. Lì vive, vicino Potenza, un quarantenne laureato in sociologia, gravemente elettrosensibile, che oltre ad aver lasciato lavoro e amici e perdendo qualsiasi tipo di contatto col mondo esterno, vive praticamente recluso in casa per poter sfuggire ai pervadenti campi elettromagnetici. Lo stesso fa un insegnante della provincia di Palermo, una donna 46enne, che per difendersi dall'elettrosmog
irradiato dai propri condomini nel palazzo, e quindi mi riferisco al wifi, irradiazione che lei avverte come una vera e propria tortura, si è appellata questa donna al sindaco per chiedere un'ordinanza urgente affinché all'interno del suo condominio si potesse ragionevolmente convertire il pervadente wireless con il più sicuro cablaggio. Un'altra testimonianza viene dalla Sardegna, una donna sessantenne residente nella provincia di Nuoro, gravemente malata di elettrosensibilità e sensibilità chimica multipla, si è appellata al sindaco del suo municipio, cartelle cliniche, documentazioni alla mano, chiedendo anche lei un'ordinanza urgente per poter convertire il wireless con il più sicuro cablaggio. Allora, vi porto queste storie per chiedermi e chiederci semplicemente di tutte queste persone, badate bene, ce ne sono veramente tante in Italia che subiscono queste condizioni altamente invalidanti, con il 5G, di queste persone che non riescono a subire, a tollerare i limiti di 6 volt metro, se il 5G, così come viene prospettato da alcuni parlamentari, dovesse innalzare le soglie a 61 volt metro, di queste persone, che cosa ne facciamo? Cosa succederà? Me lo chiedo in considerazione del fatto che in Svezia, ad esempio, l'elettrosensibilità è malattia funzionale, il che significa che non è il cittadino ammalato a doversi nascondere per trovare una protezione, ma è il sistema, è la collettività, è il governo, il Parlamento, in primis il sindaco del municipio e anche il datore di lavoro a fornire un ambiente lavorativo o di vita sociale protetto, bonificato. Mi riferisco poi a dei casi limite che una società democratica, civile, avanzata come quella italiana non può più permettere che vengano ripetuti. Noi nel 2009 abbiamo avuto nell'indifferenza generale un caso limite di una donna gravemente elettrosensibile che ha preferito farla finita con la vita piuttosto che continuare a subire l'irradiazione ubiquitaria dei campi elettromagnetici. Così come in Inghilterra una quindicenne si è suicidata per non continuare a subire il wifi all'interno del proprio istituto scolastico. Non ultimo, pochi giorni fa in Spagna abbiamo avuto un'altra vittima, un'altra donna gravemente malata di elettrosensibilità e sensibilità chimica multipla che si è suicidata pur di non continuare a vivere come in una gabbia costretta all'interno di mura schermanti e mascherina perennemente sul volto. Ebbene, come Alleanza Stop 5G, noi oggi rinnoviamo al governo una richiesta sensata di una moratoria a tutela di tutta la cittadinanza, in primis dei soggetti più vulnerabili, in primis di quei soggetti che hanno già cartelle cliniche, certificazioni alla mano, una intolleranza, una sorta di allergia, così come viene definita, ai campi elettromagnetici, anche di bassissima intensità. Chiediamo ovviamente degli studi preliminari che possano valutare la sicurezza di questa nuova strumentazione tecnologica, ma soprattutto chiediamo che questi studi siano indipendenti e non finanziati dalle lobby dell'industria della telefonia mobile. Ci sono degli esempi, a mio avviso, molto importanti da dover qui in questa sede sottolineare. Negli Stati Uniti d'America ci sono 300 sindaci che si sono opposti con fermezza all'avanzata, a mio avviso scriteriata, del 5G, così come altri 23 comuni americani stanno adottando regolamenti restrittivi per impedire quantomeno che le mini antenne a microonde millimetriche non arrivino vicino alle scuole, negli ospedali. Oppure, come riferito da un'inchiesta del Fatto Quotidiano, 5 comuni in Polonia hanno detto di non volere espressamente il 5G. Un altro caso importante e virtuoso, e voglio sottolinearlo, è degli ultimi giorni. In Germania il comune di Ravensburg ha espressamente predisposto la costruzione di zone bianche dove non ci sarà l'irradiazione del 5G, proprio per proteggere persone particolarmente sensibili come appunto gli affetti di elettrosensibilità.
Ebbene, noi oggi consegneremo ai parlamentari di maggioranza e opposizione una petizione sottoscritta da oltre 11.000 cittadini italiani che chiedono di fermare il 5G attraverso una ragionevole moratoria. E poi ci ritroveremo il 2 di marzo a Vicovaro, insieme a medici, scienziati, tecnici, ricercatori, parlamentari, consiglieri regionali, comunali, sindaci, assessori, movimenti politici, avvocati, associazioni di malati, ambientalisti, ecologisti e animalisti, tutti intorno a un tavolo per cercare di condividere insieme un percorso sensato a tutela esclusivamente del diritto costituzionale della salvaguardia della salute. Questo lo dico perché a noi non inquieta soltanto il fatto e la prospettiva di dover vivere un domani irradiati costantemente anche dal wifi satellitare, ma perché vogliamo evitare di ritrovarci un domani immersi in un campo elettromagnetico artificiale che andrebbe necessariamente a tradursi in un vero e proprio forno a microonde a cielo aperto dove noi, come cittadini consapevoli, non vogliamo finirci. Grazie.